Grande partecipazione dei pensionati CISL della zona di Fanno Fossombrone Pergola all'assemblea programmatica e organizzativa che si è svolta a Sant'Ippolito. Al centro dell'attenzione i temi della sanità e della non autosufficienza, della sentenza della Corte Costituzionale sul blocco 2012-2013 della perequazione delle pensioni, ma anche la richiesta di un fisco più equo e giusto. A fare il punto il responsabile Luciano Rovinelli. Noi rappresentiamo come FNP CISL quasi. 9.500 iscritti abbiamo una buona presenza insomma, sul territorio rappresentiamo quasi il 60% dei pensionati e, però hanno una grossa difficoltà eh, dal punto di vista retributivo, insomma, le pensioni, la media è una media che si aggira su 750 euro in pratica, mensili e tenendo conto che poi eh, ci sono anche quelli da 500 400 euro in pratica teniamo presente che a vivere con queste somme oggi è estremamente difficile insomma. Oltre alla rivalutazione delle pensioni, ha precisato Rovinelli, ci battiamo anche per un altro obiettivo. Principalmente per dare ai pensionati quei famosi 80 euro, specialmente i pensionati al minimo o quelli che percepiscono in pratica 500 euro che sono stati esclusi. Il responsabile CISL Fano, Giovanni Giovanelli, è intervenuto invece sulle irregolarità inerenti all'ambito territoriale di Fano, chiedendo una pronta risposta da parte dell'amministrazione comunale. C'è stato infatti un problema di gestione ordinaria, spiega Giovanelli, perché tutti i fondi girati all'ambito devono essere rendicontati, illustrando in quale modo siano state spese le risorse. Se questo non avviene, così come è accaduto, alla Regione Marca che è l'ente erogatore per il settore del sociale interrompe il trasferimento anche per quelle che l'ambito ha già anticipato. Questo si ripercuote sui 12 comuni che ne fanno parte, con il rischio di un grave buco di bilancio e con il conseguente blocco delle attività. La vicenda dell'ambito sociale ci preoccupa in quanto per due aspetti. Il primo perché c'è il blocco di tutte le attività di assistenza alle persone più deboli, quindi anziani, invalidi, eh, portatori di handicap, giovani, contrasto alla povertà, con il blocco anche della gestione delle risorse, perché l'ambito gestisce per i comuni che fanno parte dell'ambito risorse significative e soprattutto quello che ci preoccupa è anche la mancanza di una decisione veloce proprio sulla gestione ordinaria dell'ambito perché l'ambito sociale è il punto di riferimento per tutte le politiche sociali sia della Valmetauro che della Valcesano. In questo chiediamo al comitato dei sindaci, al comune capofila dell'ambito che è il comune di Fano, una decisione veloce e rapida perché non possiamo scavalcare agosto in attesa di una decisione.